Però il foglio di tutto, ma mi manca il foglio dell'extra, della novità. E adesso? Ho tutto tranne quello. Vabbè, iniziamo, poi mi verrà in mente, dai. Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, presentata da me, ma insomma, ecco, un piccolo dettaglio. Allora, quest'oggi analizzeremo insieme quattro progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook, Meglio di Maglia, nella settimana dal 5 all'11 aprile. E poi vi darò anche un suggerimento che sicuramente sarà utile a tutte e parlerò anche di una novità, che adesso non ricordo, ma me la ricorderò in seguito. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Carmen Simone, che ha preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, vale a dire Maria Grazia Dottore, che è la giacca Chanel Janis, come dir si voglia. Lei ha utilizzato, per l'appunto, Carmen ha utilizzato il Janis Jeans e l'uncinetto numero 4. Ci ha parlato di sé, ci ha parlato del suo progetto, quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo il suo audio. Audio, vabbè. Ok. Salve a tutti, mi chiamo Carmen De Simone, ho 43 anni e nella vita faccio l'insegnante, abito a Caserta. Fonte e musa ispiratrice della giacca Janis è stata la mitica fata Maria Grazia Dottore. Questo progetto mi ha appassionata e incuriosita proprio dopo la sua condivisione. Mi ha fatto pensare alla primavera, alla libertà e la lavorazione mi ha richiamato subito a uno stile romantico e al tempo stesso country chic. Il colore che ho scelto è stato l'azzurro, che poi è il mio colore preferito. Ho adoperato sei gomitoli di questo splendido filato, il Janis, e ho lavorato il tutto con un uncinetto numero 4. Ho seguito fedelmente il tutorial della fata per quanto riguarda le misure. Ho impreziosito il tutto con due bottoni gioiello brillantinati color sabbia di firma Tessiland. La mia passione per l'uncinetto è nata qualche anno fa e il tutto grazie alla Fata Tuttofare che ho conosciuto sul web. Il connubio fata e i meravigliosi filati Tessiland rappresentano per me un punto di riferimento fondamentale per la riuscita dei miei progetti. Le creazioni e le spiegazioni della fata incontrano in maniera magistrale la materia prima di Tessiland, Tessiland che per me è sempre garanzia di qualità, innovazione e tradizione. Ciao a tutti e come sempre grazie Tessiland. Grazie a te Carmen per questo dolcissimo vocale. Il secondo progetto di quest'oggi è di Sara Maggio, che ha realizzato un originalissimo runner. Vediamo con cosa. Sara ha utilizzato un totale di 400 grammi di tie sublime, sia bianco che argento, il tutto lavorato con uncinetto numero 4. Allora, Sara ha utilizzato, come avete visto, il tie sublime, anche se ci ha detto che durante la lavorazione, insomma, si è stancata non poco. E a tal proposito, ecco, questa ad esempio è la sua opinione appunto proprio sul tie sublime, no? Noi diciamo sempre di darci quelle che sono le vostre opinioni in base ai prodotti che acquistate. È il modo migliore per far capire anche a chi vorrebbe acquistare un articolo come si è trovato chi ha già avuto la possibilità di provarlo. E potete farlo direttamente voi, come vi mostro un piccolissimo video. Per recensire un prodotto è molto semplice, non dovrete fare altro che cliccare su Accedi e quindi effettuare l'accesso al vostro account inserendo il vostro indirizzo mail e la vostra password. Ecco qui. Andare sul prodotto che avete utilizzato, come potrebbe essere, non so, ad esempio prendiamo il Donny. Eccolo qui. Allora, cliccare sull'articolo. Scorrere fino a qui, dove trovate la descrizione, i dettagli del prodotto e la recensione, e scrivere la recensione, quindi cliccare appunto sul tasto corrispondente, selezionare la stella sapendo che 1 è, diciamo, se proprio non vi è piaciuto e 5 invece è il massimo se vi è piaciuto davvero tantissimo utilizzare questo articolo. Quindi in base
alla qualità che reputerete giusta per questo articolo, selezionerete il numero di stelline. Inserirete poi il titolo del vostro commento e qui invece scriverete appunto il commento. Una volta completata la vostra recensione, non vi basterà altro che cliccare su invia e la vostra recensione sarà ufficialmente sul nostro sito. Come avete visto, è davvero molto semplice, basta davvero pochissimo, ma è sicuramente di grande importanza e può essere davvero utile a chi si accinge per la prima volta ad acquistare un articolo che magari non conosce. Pensateci. Ma torniamo a Sara. Allora, Sara si è un po' ispirata, come fa con la maggior parte dei suoi progetti, alla cultura turca e lo si vede da questi cerchi e da questi fiori. E lei si fa molto ispirare, insomma, da tutto ciò e poi sfoga tutta la sua creatività su carta per poi concretizzarla appunto con le sue meravigliose creazioni. Il runner ha una misura di 1,10 metri per circa 60 centimetri di larghezza e tra i punti che ha utilizzato Sara ci sono il punto alto, il punto basso, maglia alta allungata, mezza maglia alta allungata e maglia bassissima. Ma ci ha inviato un vocale, ascoltiamolo. Io mi chiamo Sara Maggio, sono un hobbista e la mia attività si chiama Camillosa Creazioni, che prende il nome appunto dal mio gatto. È nata circa 2 anni fa, io guardando appunto la mia Camilla mi sono ispirata a lei nel dare il nome alla mia attività. Io in realtà fin da bambina ho ricamato, ho fatto l'uncinetto e poi di questa passione sto cercando appunto di farne qualcosa di più. E sto cercando soprattutto di farne fruire ad altri. Infatti da pochissimo, soprattutto con la nascita di questo runner crochet, appunto di ispirazione turca, dopo aver studiato i vari schemi, i vari punti e fatto tante prove, ho cercato anche di fare dei tutorial in modo tale che anche altre creative come me potessero cercare di realizzare queste creazioni, queste foglie e questi fiori che non tanto sono utilizzati in Italia. Io provengo da un piccolo paesino della provincia di Salerno, vivo ad Atena Lucana ed è lì che svolgo anche la mia attività di hobbista. Spero che possa crescere sempre di più, soprattutto perché mi piace confrontarmi con altre creative e mi piace soprattutto che ci sia uno scambio di conoscenza e di creatività. Brava Sara, è un po' ciò che cerchiamo di fare noi in Tessiline Condivision, dare nuove idee, conoscersi e scoprire che c'è un mondo stupendo di creatività da conoscere e imparare insieme. Eppure non mi viene in mente questa novità, qualcosa che riguarda l'estate, il mare, forse qualcosa, vabbè, poi vediamo dai, mi verrà in mente meglio dopo. Continuiamo. Il terzo progetto di quest'oggi è di Morena Trilli. Allora, l'ho adorata, adoro ogni volta che pubblica qualcosa perché cerca di fare delle foto molto accurate, delle descrizioni con delle citazioni, insomma presta molto cura alle pubblicazioni che fa, cerca di dare sempre tutti i dettagli affinché le sue creazioni possano essere riproposte, cerca di arricchirle dando poi un po' di sé, quindi mi ha sempre molto colpito e mi fa piacere oggi parlare di lei. Lei ha realizzato questa gonna con... Morena ha utilizzato il corn cipria e l'uncinetto sia 3 che 4. E quindi, come dicevo, adesso facciamo parlare lei e ascoltiamo il suo audio. Sono andata un po' così a sentimento, nel senso che quando mi arrivano poi i filati da Tessiland io niente, ho la testa piena di tante cose, quindi inizio una cosa e poi vado su un'altra perché veramente parte la fantasia notevolmente. E ho lavorato, sì, così di fantasia, in top down, diciamo, prendendo le misure dei miei fianchi e quindi poi sono andata con il punto ventaglio, quello che ha uncinetto, che magari tutti conosciamo, però un punto molto semplice perché non volevo creare troppo spessore al filato, è talmente bello così che la semplicità secondo me è sempre top. Ho lavorato con diverse misure di uncinetto, sono partita col 3 per poi arrivare al 4 per darne una morbidezza in fondo verso il ginocchio. E sono entusiasta,
Io penso che per quanto una fotografia possa essere fatta bene, però il prodotto tessile deve essere proprio visto e toccato con mano, perché comunque non c'è niente da fare, sono filati bellissimi. Per la cinturina mi era rimasto un piccolissimo gomitolino di cotone che vendeva il mio papà, perché mio papà era merciaio, e quindi ho creato la cinturina, e poi sempre in Tessiland ho acquistato la fibbia. E così mi è venuta l'ispirazione andando sul finale della lavorazione. Un saluto a tutti, ringrazio infinitamente sempre e adoro tutto questo mondo Tessiland. Buona giornata a tutti. Adoro Morena, davvero l'adoro. Poi oltretutto le abbiamo chiesto anche magari di raccontarci qualcosa di sé e lei ci ha scritto. Morena ci ha detto che nasce 52 anni fa a Mantova, ma Bologna mi ha adottata da tanto tempo. Vivo nella provincia dove i rapporti umani e le storie di un tempo si respirano ancora. Dopo tanti anni nel mondo dello spettacolo, raccolgo e nutro la creatività di mio padre, per non dimenticare le mie radici, merciaio e fantasioso da matti. A lui devo molto perché mi ha fatto amare il mondo dei filati e quello della fotografia. Al mio fianco i miei preziosi animali che quando arrivano i tesori di Tessiland mi stanno vicinissimi. Adoro il confronto col prossimo e soprattutto adoro imparare e l'arte a tutto tondo per me è fondamentale. Sognatrice, tanto. Staccandomi molto spesso da qui, catapultandomi nel mio mondo di fantasia. Ecco perché per gli amici sono Trilli. Ringrazio Tessiland perché se da poco tempo ne faccio un pochino parte, ha saputo fin da subito rendermi felice. Grazie per farmi ricordare il mio papà. Con una lacrima di malinconia mi congedo. A presto che devo fare un altro ordine, che se no non vivo mica io. Dolce Trilli, brava, come insomma ho già detto prima, adoro moltissimo insomma ecco il suo mondo fantastico. Io continuo a pensare, il mare c'entrava qualcosa? Mi sa di sì, vabbè. Ma la foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana è quella di Silvana Mariotti. Ha realizzato questa borsa con... Serena ha utilizzato 500 grammi di Swan Slim bianco, 500 nero, il tutto lavorato con uncinetto numero 5, sia classico che tunisino, ponticelli, fodera e manici in metallo. Allora, Silvana è un po' timida, quindi non ci ha mostrato molto, ci ha detto insomma ecco poche cose, ma comunque ci ha permesso di mostrare il suo progetto e ovviamente la ringraziamo per questo. Lei viene dalla provincia di Pesaro Urbino, ha un canale denominato proprio L'Uncinetto di Silvana, ha preso spunto da una borsa realizzata interamente in pelle, che dire, bravissima Silvana, complimenti, e ovviamente ci teneva a ringraziarvi di tutti questi like perché li ha apprezzati davvero tantissimo. Brava Silvana. Allora, facciamo un attimo mente locale. Novità, ok. L'estate, il mare, c'era la spiaggia, c'era stato richiesto, l'abbiamo iniziato ad annunciare, abbiamo risposto più volte quando ci veniva richiesto un filato particolare. Siamo in attesa di una novità ancora più performante, adatta per realizzare costumi. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un filato per realizzare costumi che è lo Splash. Ebbene sì, è arrivato e ve lo mostriamo oggi in anteprima esclusiva. Ecco perché dovete seguirci sempre sul canale e attivare la campanella. Parliamo un attimo di questo filato, poi sicuramente avremo modo di analizzarlo nel dettaglio in Tessiland News, ma nel frattempo vi dico che solidità certificata all'acqua marina, al cloro e ai raggi solari. Elasticità, che ovviamente per un filato utilizzato per realizzare costumi è diciamo probabilmente la parte più importante. Ciò cosa significa? Che se viene bagnato rimane perfettamente intatto. 100% made in Italy, 100% microfibra poliammidica che fa sì che possa essere davvero molto piacevole indossarlo.
e poi produzione interamente di Tessiland. È disponibile in ben 12 colori che potrete mixare, fare magari un bikini, la parte di sopra di un colore e la parte di sotto di un'altra, potrete fonderli insieme, insomma potete abbinarlo ad ogni singolo copricostume, telo mare, a qualsiasi cappello, potrete abbinarlo a qualsiasi cosa, perché come vi ho detto ci sono ben 12 colori. Quali sono? Vi dico anche quelli: argento, bianco, blu, fucsia, giallo, glicine, lime, nero, rosso, tabacco, turchese e viola. Non vediamo l'ora di vederlo sul sito e mi raccomando, cliccate sempre nella sezione dedicata ai nuovi prodotti, perché non appena sarà online vi potrete davvero divertire con il nuovo arrivato in casa Tessiland, che è Splash. Mi è venuto in mente, avete visto? Temporeggiato un po', ma ne valeva la pena, ammettetelo, ne valeva la pena. La puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io ovviamente vi ringrazio come sempre per averci seguito, mi auguro che questa puntata vi sia piaciuto, vi abbia dato tantissimi nuovi spunti e in un certo senso vi abbia allietato un po' questa decina di minuti trascorsi insieme. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella qualora non l'aveste già fatto. Se l'avete già fatto, bravissimi, in modo tale da essere avvertiti ogni volta che uscirà una nuova puntata di Tessiland Condivision, Tessiland News con Sandra, oppure di Come fare con Andrea. Di seguirci su tutti i nostri social, e quindi Facebook, vale a dire la nostra pagina Meglio di Maya, Instagram, Pinterest e TikTok. Condividete i vostri progetti su tutti i social, taggateci e noi poi saremo ben felici di ricondividerli, perché è giusto che tutti conoscano le meraviglie che create. Di ovviamente leggere i nostri articoli pubblicati sul nostro blog al sito www.meglio di maya.com. tutti i link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi potrete vederli proprio qui nel box informazioni, oppure sempre sulla meravigliosa e-posta qui in alto. Commentate a Iosa, date informazioni, suggerimenti, qualsiasi cosa vogliate, noi vi leggiamo, vi rispondiamo e accogliamo ogni richiesta, perché come vedete Tessiland c'è e vi accontenta sempre. Basta, la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui e io ovviamente vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!